salve e benvenuti a Insieme con Enzo Di Mauro. Ho il piacere di presentarvi una edizione speciale di Insieme dedicata all'Italian Contemporary Film Festival di Toronto, alla sesta edizione che è stata coronata da grandissimo successo. Ci troviamo al Ritz-Carlton Hotel per la grande serata di gala di chiusura di questo straordinario festival del cinema contemporaneo italiano. La presenza di grandi interpreti del cinema, tra cui i leggendari Christian De Sica, Giancarlo Giannini, Paola Cortellesi, Franco Nero, Leo Gullotta e tanti altri grandi nomi, nonché un'affluenza record di spettatori alle proiezioni dei film, alcuni dei quali prime mondiali, hanno caratterizzato la sesta edizione dell'ICFF, con viva soddisfazione dei dirigenti del Festival del Cinema Italiano più importante al mondo fuori dall'Italia. È stato un festival delle grandi emozioni, il pubblico è stato numerosissimo e calorosissimo, più di qualsiasi altra edizione. È stato il festival delle grandi star, sono venute numerosissime qui a Toronto, qui siamo al gala di chiusura pieno di stelle del cinema italiano e internazionale. Beh, tante soddisfazioni grazie a un gruppo incredibile che è quello dello staff, dei sponsor, del board of directors, dei media come Enzo Di Mauro che ci segue sempre. Beh, che dire, la cosa più importante forse è quella che da un festival della comunità italiana è diventato un evento della città. Molti dei cognomi di quelle persone che hanno preso il biglietto sono cognomi non italiani ed era quello che volevamo con il festival, condividere la nostra cultura ovviamente attraverso il cinema con la città di Toronto e le altre città dove siamo presenti. Beh, tantissimi personaggi, tantissime star sono arrivate a Toronto dall'Italia, ma non solo, sono arrivate dall'Australia, sono arrivate dagli Stati Uniti. Beh, oggi stasera abbiamo Christian De Sica, insomma ha fatto la storia del cinema comico italiano, figlio di Vittorio De Sica che ha fatto la storia del cinema. E poi abbiamo Franco Nero e abbiamo Giancarlo Giannini, abbiamo tanti film, attori italo-americani che sono venuti a trovarci, abbiamo Alan Barillaro che è il premio Oscar quest'anno con Piper, insomma Ruth Borgobello, una regista eccezionale che è arrivata da Melbourne, insomma, e tanti altri. Quindi è stata una bellissima celebrazione del bel cinema italiano, italo-canadese e della cultura italiana nel mondo. Ma soddisfattissimi direi, perché rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato il numero delle proiezioni, soprattutto a Vaughan, perché la richiesta, come tu ben saprai, è esponenziale e quindi siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto quest'anno. All'elegante serata di gala di chiusura del festival che ha avuto luogo presso The Ritz-Carlton Hotel di Toronto con la partecipazione di 400 ospiti sono stati consegnati gli Awards ICFF 2017. Il leggendario Christian De Sica è stato premiato con l'ICFF Lifetime Achievement Award 2017. È la prima volta che vengo a Toronto e sono fiero di essere venuto e onorato perché l'affetto che ho trovato tra gli italiani a Toronto non è lo stesso che si trova oggi in Italia. Tutti gli italiani dovrebbero agire come gli italiani che sono all'estero, qui in Canada, perché sono troppo simpatici, troppo affettuosi e troppo accoglienti. È stata un'esperienza bellissima e sono anche contento di aver presentato i miei film e soprattutto quello di mio padre, perché chi ricorda mio padre mi fa felice. Christian De Sica, che oltre ad essere un grande attore e anche un valente musicista, ha deliziato il pubblico con l'interpretazione di New York, New York. And it's coming through a new York, a new York. I feel a I'm gonna go to
Un premio per la brillante carriera da Alan Barillaro di Toronto, vincitore del premio Oscar con lo short di animazione Piper. Hi, this is Alan Barillaro. Thank you so much for inviting me and to be a part of ICFF. It was a wonderful festival and I'm happy to be back in Toronto, where I was raised, and be back in Canada, especially during the 150th anniversary. Ciao a tutti, grazie mille. Successo anche per l'Italian Contemporary Film Festival Junior, che quest'anno è stato presentato in una veste multiculturale. And the wonderful thing about this year's festival was the fact that we turned it into an international festival in which we had films not only in Italian with English subtitles, but also in French, in Spanish, and Portuguese. Office Kingdom. The Best Short Film Award è stato assegnato a Office Kingdom. Many award winners tonight, but this one is a special one, as it is a reflection of the dedication of all of you and of the audiences that have attended the awards. It reflects the value and the respect that our audiences put into the festival. This year, this important award is known as the People's Choice Award. And this award goes to the film In Guerra per Amore. Francesco Miliberto. And for all of you who have not had the privilege and the honor to see this film, we have a little clip for you. Enjoy. Paola Cortellesi riceve il premio come migliore attrice ICFF 2017, mentre a Leo Gullotta è andato l'ICFF 2017 Excellence Award. È stato registrato il tutto esaurito per i cinema che hanno proiettato i loro rispettivi film. Allegria, comicità, leggerezza ed eleganza sono state le sensazioni che Paola Cortellesi ha trasmesso al pubblico da tutto esaurito, che ha accolto con grande calore ed affetto l'arrivo dell'attrice Paola Cortellesi a Toronto. Nell'affollata conferenza stampa svoltasi presso l'Istituto di Cultura di Toronto, la brillante attrice ha esordito dicendosi felicissima dell'accoglienza ricevuta dal grande pubblico venuto a vedere il suo film qui a Toronto. Davvero mi ha emozionata. Il suo film, Qualcosa di nuovo, diretto da Cristina Comencini, ha entusiasmato la platea da tutto esaurito di spettatori accorsi per assistere alla prima in anteprima assoluta in Canada. Gullotta, dopo aver ricevuto l'ICFF 2017 Excellence Award, rispondendo alle numerose domande di giornalisti e pubblico presenti a Toronto e a Vaughan, si è detto molto felice del caloroso affetto manifestato dalla comunità italiana in Canada. A ricordo dell'evento, la presidente Betty Lepore, a nome della Sicilian Cultural Society, ha donato a Leo Gullotta una scultura rappresentante il castoro, animale emblema del Canada, e un quadro di un pittore del gruppo dei Sette. Leo Gullotta, in una cena tra amici patrocinata da Panorama, ha manifestato tutta la sua gioia di essere stato il portabandiera del film L'ora legale. Ho il piacere di essere insieme al carissimo attore siciliano catanese Leo Gullotta, che è qui a Toronto per portare la bandiera della Sicilia, la bandiera di un film di grande successo che è L'ora legale con Ficarra e Picone. E di che cui naturalmente vi porto i loro saluti, i loro abbracci, perché l'anno scorso sono stati qua con un film, hanno vinto pure il premio del pubblico, quindi sono molto contento. E quindi questo film qui è parte del Italian Contemporary Film Festival, che viene considerato il più grande festival del cinema italiano fuori dall'Italia. Ben trovati, sono Leo Gullotta. Oggi è il 9 di giugno, sono arrivato ieri per l'inaugurazione di questo bellissimo festival del cinema contemporaneo italiano. Una grande partenza, c'è stata la premiazione di un'attrice italiana in un film in concorso, che era Paola Cortellesi,
ho avuto il piacere di salutare tutto il pubblico, e naturalmente per quando dico il pubblico intendo principalmente tutto il pubblico italo-canadesi. E ho avuto questo grande piacere dell'incontro in maniera molto gioiosa, bellissima, fantastica. Io vengo fra le altre cose da un'altra esperienza in Australia poche settimane fa. Ho avuto modo di fare uno spettacolo sia a Sydney che a Melbourne, sempre per la comunità italo-australiana. E quindi quando sono piombato qua meravigliosamente con la bandiera, perché io sono qua perché ho portato la bandiera di un film in concorso di due fantastici personaggi italiani, Ficarra e Picone, con un film L'ora legale che in Italia è al box office degli incassi come film che ha incassato di più in Italia, un film particolare, spero che venite a vederlo o lo potete vedere, perché oltre a sorridere graffia pesantemente su situazioni sociali italiane. La mia esperienza con voi è stata fantastica. Domani sera sarò proprio qui nel quartiere di Vaughan, si dice Vaughan, perfetto, chiedo scusa della mia pronuncia, e so che sarete voi, gli amici emigrati italo-canadesi, il vostro quartiere, la vostra zona o comunque una delle vostre zone, e vengo con grandissimo piacere, mi dovete credere. Naturalmente vengo per il cinema, non vengo per la pasticceria, quindi non porto i torroncini, dove comunque la frase è perfettamente giusta dicendola a voi. È sempre un piacere ritrovarvi, essere per voi qualcosa che porto dall'Italia, sia col cuore sia con la mente, proprio con tutto cuore, mi piace dire, con tutto ciaspotto possibile, e non mi rimane altro di confermare questa bellissima esperienza, anche se di pochi giorni, parto da qui a qualche giorno, spero di ritornare, perché io non conoscevo il Canada, non conoscevo Toronto, non conoscevo questa meravigliosa comunità italiana che siete, quindi mi auguro di poter ritornare e incontrarvi con lo stesso entusiasmo, lo stesso affetto, la stessa onestà nel rapporto affettivo, perché come diceva un grande scrittore, le braccia migliori l'Italia li ha sempre mandati all'estero, e devo dire con la mia esperienza in Australia, in altre nazioni, sempre per comunità italiane, siete gli italiani migliori. Questo ve lo posso assicurare nel mio osservare, guardare, vedere, che generosamente mi sono messo a vostra disposizione con foto e quant'altro. Quindi vi ringrazio dell'affetto e della stima, e spero di poter ricambiare al più presto, perché nella vita non bisogna mai dire mai. Quindi un bacio, un abbraccio, e sostenete questo Festival del Cinema italiano di Toronto, dove ormai ha raggiunto cifre molto belle, molto interessanti, è un successo, sostenetelo, è vostro. Certamente noi di Panorama abbiamo seguito l'ICFF dal primo giorno e continueremo sempre a farlo, abbiamo sempre contribuito finanziariamente e continueremo sempre a farlo, perché effettivamente è una manifestazione molto importante sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista culturale. Infatti molta gente si è avvicinata appunto all'italiano grazie all'Altra Italia e appunto all'ICFF, che è una creatura appunto dell'Altra Italia. Noi continueremo sempre a sopportare finanziariamente l'organizzazione fino a che potremo. Insieme è patrocinato in parte da Thorn Creek Group of Companies di John e Ross Ruscica. Insieme patrocinato in parte da Malpac delle famiglie Manuel Di Pietro e Tony Galea, industria leader in Canada nella produzione di materie plastiche. Hello, my name is John Verdoni. I have been serving the Italian community for more than 30 years for memorable weddings and social events, both at Le Parc Markham and the Brighton Event Center. I look forward to continue serving you in the future.
Alla Ventresca Travel Agency, specializzata in viaggi di nozze, crociere, viaggi per famiglie, grazie all'esperienza di Franco Ventresca e dei suoi consulenti, ogni viaggio rimane per sempre. Chiamate con fiducia Ventresca Travel Agency 416 745 1145. Problemi di udito? Per una consulenza gratuita con la più moderna tecnologia, Silvana Cansi di Alba Hearing vi offre la soluzione giusta per sentire meglio. Alba Hearing, 9750 Weston Road, Woodbridge, 905-533 4327. Il regista Frank D'Angelo ha presentato in anteprima mondiale il film The Neighborhood, da lui diretto. The Lifetime Achievement Award, premio alla carriera, è stato assegnato a Danny Aiello, Giancarlo Giannini e Franco Nero per il film The Neighborhood di Frank D'Angelo. Che devo dire, è un onore, sono proprio emozionato di essere stasera in Toronto, Canada, at the Ritz con Giancarlo Giannini, Franco Nero, Burt Young, Danny Aiello, Michael Prey, John Astin. Siamo un cast proprio. Do you want me to speak Italian? Yes, la mia esperienza è che in questo momento ti presento Danny Aiello. Hello, I don't speak Italian, but you understand. Don't worry. All I speak is broken English. You speak any language. You're an actor. You speak with your eyes. I know. Don't worry. The only words that I know, the only words that I know in Italian are nasty. So I doubt very much I should not use them. You understand? Well, it's wonderful because I'm working with people like Giancarlo Giannini, the master. I look at him and he teaches me without even trying to teach. Yeah. I don't want. He was talking about me. He's a genius, really a genius. In this movie, is a big what? Big character, big actor, big in the big movie. Thank you. Okay. What about the director? Tell us about the director. You know, I love Frank is a person I've worked with for the first time, and I was very surprised because he completed this movie in about 9 days. A two-hour movie, and the movie is wonderful. We sat and watched it the other night. The audience was sold out, and there wasn't a murmur. There wasn't anyone speaking. There wasn't anyone doing anything but watching the movie and being exceptionally happy about what they just saw. Giancarlo in it is just wonderful, as expected. And I have a small role, but I'm very happy. He said, it's a terrible thing about me. When I see Italian movies back in the United States, I only wish that I was born in Italy, had the opportunity to do the kinds of movies that he has done, like Swept Away, beautiful movies, personal movies about people, you know, real people. Now in America, the films have changed. Oh, everything he's done, everything. And Franco Nero, of course. I'm working with the greatest Italian actors I know. The only one who's not here, and Giancarlo and I know him very well, Marcello Mastroianni, who I loved and I had the opportunity to work with. Oh, sure. And I work with Sophia Loren, too. We did Ready to Wear together in Paris, and I had so much fun with them. And he used to say to me, Marcello, because I wanted to beat somebody up in the movie. Yeah. I had a fight with an actor. I wanted to knock him out. So Marcello said, Danny, be a pacifist. I said, no, I'm no communist. I said, no, I'm going to hit somebody. But that was Marcello. I loved him. I loved him and Sophia. Okay, thank you. Thank you, Danny. My name is Gioconda Jackie Rosari. Diana Di Mauro ha presentato il film documentario Jackie and the Ladies, che racconta 65 anni di attività sociali e benefiche della Ladies Auxiliary of CIBPA, storica organizzazione femminile italo-canadese di Toronto. In cui abbiamo promosso l'Italia attraverso il cinema. E quale miglior modo per coinvolgere gli amici canadesi che fargli vedere l'esperienza del cinema italiano contemporaneo? È veramente un bel momento. A maggio abbiamo coinvolto i bambini delle scuole attraverso l'ICFF Junior e adesso gli adulti. Ci vediamo al prossimo anno, alla prossima edizione. Ciao! Buonasera, sono Giovanni Celsi di Rai Italia, qui alla ICFF, il Festival di Cinema Italiano Contemporaneo. E Rai Italia è orgogliosa di essere ancora media partner del festival, perché in fondo abbiamo lo stesso obiettivo: promuovere
la conoscenza dell'Italia, della cultura italiana, in questo caso attraverso il cinema italiano e i suoi protagonisti. E quindi è una strada che percorriamo insieme con lo stesso scopo. That's a beautiful edition. It just keeps getting better and better every year. And I'm really looking forward to next year. È un evento eccezionale, Enzo. Penso che Maurizio e Cristiano sono fatti veramente in quattro per darci il meglio di questo film festival. Sono contentissimo di essere uno sponsor. È un evento eccezionale che porta veramente migliaia di persone vicino al cinema italiano. Quindi non puoi essere più contento. È un evento veramente bellissimo. Grazie, grazie a tutti quanti di partecipare. Diciamo che come le aspettative è stata la migliore edizione della CFF e speriamo nel prossimo anno di averne un'altra ancora migliore. Ogni anno c'è sempre qualcosa di meraviglioso, sempre nuovi attori, e dato merito agli organizzatori. Il premio della ICFF 2017 per la moda legata al cinema è stato assegnato allo stilista Zoff. Ringrazio i patrocinatori del nostro programma che ci permettono appunto di realizzare insieme, trasmesso da Rogers TV sabato alle 8 del mattino, lunedì alle 5.30 di sera su Rogers TV, canale 10 e 63. Ancora grazie e appuntamento alla prossima edizione di Insieme verso il futuro. Thank you.
Sono il giorno del ciao.